prefetto di Caserta, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, provveditore regionale, garante nazionale dei diritti dei detenuti, dottoressa Palmieri, ma soprattutto la comunità delle carceri. Oggi non siamo qui a celebrare trionfi, ma, o successi, ma piuttosto ad affrontare le conseguenze delle nostre sconfitte. Venire qui oggi significa guardare da vicino, di persona, per iniziare a capire. Quel che abbiamo visto nei giorni scorsi ha scosso nel profondo la coscienza degli italiani e, come ho appreso poco fa, ha scosso nel profondo la coscienza dei colleghi della polizia penitenziaria che lavorano con fedeltà in questo carcere. Queste sono immagini di oltre un anno fa. Le indagini in corso ovviamente stabiliranno le responsabilità individuali, ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato. Il governo non ha intenzione di dimenticare. Non può esserci giustizia dove c'è abuso e non può esserci rieducazione dove c'è sopruso. La Costituzione italiana sancisce all'articolo 27 i principi che devono guidare lo strumento della detenzione. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. So che la ministra Cartabia poi parlerà su questo principio fondamentale e presenterà delle proposte che sosterrò con convinzione anche a nome di tutto il governo. Ma a questi principi deve accompagnarsi la tutela dei diritti universali, il diritto all'integrità psicofisica, all'istruzione, al lavoro, alla salute, solo per citarne alcuni. Questi diritti vanno sempre protetti, in particolare in un contesto che vede limitazioni alle libertà. L'Italia è stata condannata 2 volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per il sovraffollamento carcerario. Ci sono migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letti disponibili. Sono numeri in miglioramento, ma sono comunque inaccettabili. Ostacolano il percorso verso il ravvedimento. Ostacolano il reinserimento nella vita sociale, obiettivi più volte indicati dalla Corte Costituzionale. In un contesto così difficile lavorano ogni giorno, con spirito di sacrificio e dedizione assoluta, tanti servitori dello Stato, in primis la polizia penitenziaria, che in grande maggioranza rispetta i detenuti, rispetta la propria divisa, rispetta le istituzioni. Vorrei anche dire che gli educatori qui assicurano le finalità riabilitative della pena, i mediatori culturali assistono i carcerati di origine straniera, i volontari permettono molte delle attività di reinserimento. A voi e ai vostri colleghi in tutta Italia e al corpo della Polizia Penitenziaria nel suo complesso va il più sentito ringraziamento del governo e il mio personale. La detenzione deve essere recupero, riabilitazione. Gli istituti penitenziari devono essere comunità e dobbiamo tutelare in particolare i diritti dei più giovani e delle detenute madri. Le carceri devono essere l'inizio di un nuovo percorso di vita. L'Italia, questo governo, vogliono comunità di Santa Maria di Capua Vetere, vogliono accompagnarvi. Grazie. Prende ora la parola la signora ministra della Giustizia, Marta Cartabia.
autorità, direttrice Elisabetta Palmieri, comandante Gido Giramma, tutto il personale che presta il servizio in questo istituto, un caloroso saluto da parte mia. E un saluto a tutti i detenuti, con un particolare pensiero a tutti coloro che in questo luogo hanno subito atti di ingiustificabili violenze e umiliazioni. Io ringrazio sentitamente il Presidente del Consiglio che ha condiviso con me il desiderio di visitare il carcere Santa Maria Capua Vetere dopo la pubblicazione delle immagini dei gravissimi fatti accaduti fra queste mura poco più di un anno fa. Mai più violenza nelle carceri europee, ha commentato il commissario europeo Didier Reynders. Mai più violenza. Lo abbiamo detto con forza e lo ripetiamo anche qui. Quegli atti sfregiano la dignità della persona umana che la Costituzione pone come vera pietra angolare della nostra convivenza civile. Il carcere è un luogo di dolore, di sofferenza. Il carcere è un luogo di pena, appunto, ma non sia mai un luogo di violenza e di umiliazione. Lo ricordava il Presidente del Consiglio, la pena non sia mai contraria al senso di umanità. Queste sono le parole della Costituzione che ci auguravamo di poter dare date per acquisite per sempre e che invece oggi scopriamo che ogni volta debbono essere riconquistate. Presidente, la sua presenza qui è più eloquente di mille parole e dice che ciò che accade nelle carceri ci riguarda tutti. I problemi delle carceri sono problemi di tutto il governo, di tutto il paese, non solo di un settore dell'amministrazione della giustizia, né tantomeno di un solo istituto penitenziario. La sua presenza dice e le sue parole esplicitano che di quei problemi tutto il governo vuole farsi carico. Non siamo qui per fare un'ispezione, non è questo lo scopo del nostro essere qui. Naturalmente tutti lo abbiamo sottolineato, quello che è accaduto il 6 aprile deve trovare i suoi responsabili da parte dell'autorità giudiziaria e da parte del Dipartimento dell'Amministrazione che ha disposto indagini amministrative. Ma noi siamo qui perché i gravissimi fatti accaduti richiedono una presa in carico collettiva dei problemi di tutti i nostri istituti penitenziari affinché non si ripetano atti di violenza né contro i detenuti né contro gli agenti di polizia penitenziaria e contro l'altro personale. Non basta condannare l'accaduto. Occorre rimuoverne le cause più profonde e creare condizioni ambientali per cui tutto ciò non si ripeta e la pena sia sempre più in linea con la finalità che la Costituzione le assegna. Siamo qui per dire che i vostri problemi sono i nostri problemi. Siamo qui perché quando si parla di carcere bisogna aver visto, come ci ricordano le celebri parole di Piero Calamandrei, che sapeva bene che cosa significasse la vita del carcere. Occorre aver visto. Personalmente ho visitato e visto più volte, ma volevo tornare a visitare dopo questo durissimo anno di pandemia che ha esasperato la vita nelle carceri italiane. Volevo tornare con lei, Presidente, che di fronte all'accaduto ha mostrato subito non solo sdegno, sensibilità profondissima, commozione, ma secondo un tratto che la contraddistingue in tutta la sua azione, una determinata volontà di fare, di affrontare i problemi nella loro concretezza. E allora ripartiamo dai fatti concreti e da una fotografia autentica della realtà penitenziaria. Guardiamola in faccia. La prima considerazione, lo ha detto anche la direttrice, è che la pandemia, che al momento dei fatti stava investendo all'inizio tutto il paese, ha fatto da detonatore di questioni irrisolte però da lungo tempo. I problemi hanno una data antica
E in questo istituto la pandemia ha anche provocato la morte di un agente della polizia penitenziaria, l'assistente capo coordinatore Salvatore Spagnuolo. Lo ricordiamo. Il primo e il più grave di tutti i problemi è quello che lei ha ricordato, Presidente, il sovraffollamento. Sovraffollamento significa spazio dove è difficile anche muoversi, dove d'estate, come adesso, lo abbiamo sperimentato anche oggi, si fa fatica persino a respirare. Una condizione che si traduce in difficoltà nel proporre attività che consentano alla pena di favorire nel modo più adeguato percorsi di recupero dei detenuti. Anche a Santa Maria Capua Vetere le presenze superano di un centinaio il numero massimo. Se i dati non mi ingannano, su una capienza di 809 posti, 905 sono i detenuti presenti. Oggi a questo problema occorre far fronte con una strategia che operi su più livelli: strutture materiali, interventi normativi, personale, formazione. Anzitutto le strutture materiali. Per quanto riguarda l'edilizia, nell'ambito dei fondi complementari del PNRR è stata prevista la realizzazione di 8 nuovi padiglioni, uno dei quali proprio qui a Santa Maria Capua Vetere. Qui l'intervento di ampliamento è previsto in un'area verde non attrezzata e finora non utilizzata. È un ampliamento che riguarda tanto i posti disponibili, le camere, quanto gli spazi trattamentali. Su questo aspetto abbiamo corretto precedenti progetti. Nuove carceri, nuovi spazi non può significare solo posti letto. La costruzione del nuovo padiglione va di pari passo con gli urgenti interventi di manutenzione di questa struttura. Sussistono tuttora, nonostante interventi che mi è stato detto sono già iniziati, criticità relative all'impianto idrico e all'impianto termico. Vivere in un ambiente degradato di sicuro non aiuta l'impegnativo percorso di risocializzazione e rende ancor più gravoso il lavoro di chi ogni mattina supera i cancelli per svolgere il suo servizio. L'altro piano fondamentale su cui occorre intervenire è quello normativo. Il pacchetto di emendamenti in materia penale approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri prevede anche un uso più razionale delle sanzioni alternative alle pene detentive brevi. Occorre correggere una visione del diritto penale incentrata solo sul carcere per riservare la detenzione, pur necessaria, ai fatti più gravi. La Costituzione, signor Primo Ministro, parla di pene al plurale. La pena non è solo carcere. Senza rinunciare alla giusta punizione degli illeciti, occorre procedere sulla linea che già sta generando molte positive esperienze, anche in termini di prevenzione della recidiva e di risocializzazione, attraverso forme di punizione diverse dal carcere, come ad esempio i lavori di pubblica utilità. In questo un ruolo fondamentale è svolto dai giudici di sorveglianza, che ringrazio. Ritengo anche che sia giunta l'ora di intervenire sull'ordinamento penitenziario e sulla organizzazione del carcere. La presenza qui oggi, mia e del Presidente del Consiglio, sancisce un impegno a lavorare anche in questa direzione. Nel frattempo però la vita di tutti i giorni all'interno dei 190 istituti penitenziari italiani reclama da parte nostra anche risposte immediate e indifferibili. Occorre rimediare alla grave diminuzione di personale che si è verificato nel corso degli anni, provvedendo immediatamente a nuove assunzioni e possibilmente a incrementare l'organico della polizia penitenziaria. Senza dimenticare gli educatori, i dirigenti e tutto il personale, anche dell'esecuzione penale esterna. Le scoperture del personale sono significative per tutte le categorie. I pensionamenti crescono e i concorsi in atto, quelli già programmati, non saranno sufficienti nemmeno a coprire il turnover. Lo abbiamo sentito prima dalla voce di chi lavora qui tutti i giorni.
A volte è come chiedere a un chirurgo di operare due persone contemporaneamente. Questo non si può fare. Presidente, le chiedo a nome di tutta l'amministrazione penitenziaria un'attenzione ravvicinata a questo problema che ha raggiunto soglie di elevata gravità. La carenza di personale sovraccarica di troppe responsabilità quello in servizio. Lo sottopone a condizioni di stress, se non a situazioni di rischio. E servono finanziamenti anche per la videosorveglianza capillare, per le attrezzature specifiche degli agenti. Servono però, ed è quello che considero l'aspetto ancora più qualificante, più fondi e più impegno per la formazione permanente. Dobbiamo investire molto di più nella formazione per tutto il personale, in particolare per quello della polizia. La polizia svolge un compito complessissimo dentro il carcere e delicatissimo, e la sua attività non è del tutto conosciuta all'esterno, perché oltre all'esercizio della tradizionale funzione di vigilanza e della custodia, la polizia penitenziaria raccoglie anche il compito di accompagnare il detenuto nel percorso di rieducazione, come vuole la nostra Costituzione. Vigilare e accompagnare. Vigilando redimere, dice il vecchio motto del corpo. Occorre fermezza e sensibilità umana e soprattutto altissima professionalità per svolgere un compito tanto affascinante quanto difficile. Il lavoro in carcere di tutte le categorie degli operatori del carcere non può essere lasciato all'improvvisazione o alle doti personali, che pure non mancano, ma occorre formazione. Tanti altri, Presidente, sono i problemi del carcere. Il tempo della pandemia, sopra ogni altro, ha posto il tema della salute e lo abbiamo visto insieme, della salute mentale. Ma Presidente, bisognava vedere e oggi abbiamo visto insieme. Insieme ora spetta a noi trasformare la reazione a quei gravissimi fatti qui accaduti in una autentica occasione per far voltare pagina al mondo del carcere.